Ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi come ho potenziato al massimo il mio Mac 21,5 del 2013 e come l'ho trasformato in una macchina di tutto rispetto da essere utilizzata nel 2020. Infatti, questo video l'ho montato proprio con lui. Andiamo a vedere come sostituire l'hard disk con un veloce SSD da 1 TB e come sostituire la RAM portandolo a 16 GB. I vari link delle cose che ho utilizzato in questo video li lascerò in descrizione insieme alla guida scritta di iFixit, che però è in inglese, ma io in ogni caso vi consiglio di dargli un'occhiata. Iniziamo scollegando dall'iMac l'alimentatore e teniamo premuto il pulsante di accensione per una decina di secondi in modo da far scaricare tutti i condensatori dell'alimentatore. Iniziamo ad inserire fra il pannello di vetro e il case posteriore l'attrezzo per l'apertura dell'iMac dalla parte sinistra del display, accanto al pulsante di accensione. Questo attrezzo impedisce di andare troppo a fondo. Nel caso non utilizziate questo attrezzo, fate attenzione a non inserirlo oltre i 9 mm perché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi. Facciamo scorrere la rotellina lungo tutto il display in modo da scollarlo dal case. Con uno strumento in plastica andiamo a rimuovere la colla in eccesso, ricordandoci sempre di non inserirlo oltre i 9 mm e tralasciando il punto dove è la fotocamera. Ora mettiamo un supporto morbido tra la base e il case in modo da non far muovere il display. È possibile anche farlo senza alcun tipo di supporto, però così risulterebbe più scomodo e difficile. Adesso facciamo leva delicatamente e solleviamo il display di pochi centimetri, perché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda madre. Teniamo il display sollevato e scolleghiamo il cavo di alimentazione del display. Con la punta dello spudger o uno strumento in plastica, solleviamo la staffa in metallo sul cavo dati del display e poi estraiamo delicatamente il cavo. Rimuoviamo, se necessario, la colla in eccesso nella parte inferiore del display e rimuoviamolo delicatamente. Rimuoviamo la colla e togliamo le 5 viti della staffa. Quella centrale è diversa rispetto alle altre quattro. Rimuoviamo la staffa. Rimuoviamo anche le quattro viti e le staffe dell'hard disk. I prossimi passaggi sono molto delicati perché dobbiamo rimuovere l'alimentatore facendo attenzione a toccarne solamente i bordi. Usiamo la punta dello spudger per spingere ogni lato del connettore del cavo del pulsante di accensione ed estraiamolo delicatamente dalla sua presa. Facciamo lo stesso anche con il cavo di controllo dell'alimentatore. Rimuoviamo le due viti Torx T10 che fissano l'alimentatore al case posteriore. Ora incliniamo in avanti l'alimentatore, toccando sempre solo l'estremità. Lo facciamo scorrere verso destra e lo togliamo dal case, senza però rimuoverlo completamente, perché è ancora collegato alla scheda madre. Capovolgiamo l'alimentatore e premiamo la linguetta sul retro del connettore del cavo di alimentazione ed estraiamolo. Appoggiamo l'iMac sulla schiena e con l'estremità piatta dello spudger premiamo verso l'interno la clip sul lato del connettore del cavo. Nel frattempo afferriamo il cavo ed estraiamolo dal connettore dalla sua presa. Ora possiamo rimuovere l'alimentatore. Adesso togliamo delicatamente il connettore della ventola dalla scheda madre. Rimuoviamo le tre viti in modo da poter togliere la ventola. Solleviamo l'hard disk, ma facendo piano, perché è ancora collegato tramite il cavo SATA. Facciamo leva tra l'hard disk e il cavo per scollegarlo. Dopo averlo rimosso, svitiamo la vite del vassoio e rimuoviamo anche quest'ultimo. Spingiamo sui lati del connettore del cavo dell'altoparlante sinistro con la punta dello spudger ed estraiamolo. Stacchiamo il nastro che fissa il cavo dell'altoparlante al cavo SATA con un paio di pinzette. Togliamo i due cavi dalla clip che li fissa. Con la parte piatta dello spudger solleviamo la staffa in metallo sul connettore del cavo della videocamera ed estraiamo il cavo delicatamente. Scolleghiamo i quattro connettori dell'antenna. Stacchiamo il connettore del cavo jack dalla scheda madre e spingiamolo leggermente verso destra in modo da poterlo rimuovere. Rimuoviamo le quattro viti dal condotto di scarico e quelle che tengono ancora collegata la scheda madre al case. Solleviamo la scheda madre verso l'alto e fuori dall'iMac. Togliere la parte inferiore è piuttosto difficile, infatti tiriamo molto delicatamente. Una volta rimossa, capovolgiamola e possiamo accedere alle RAM. Spingiamo contemporaneamente entrambe le linguette. Le RAM usciranno leggermente dall'alloggio. Adesso possiamo estrarle. Ora non ci resta altro che inserire le nuove RAM e il nuovo SSD e fare tutti i procedimenti al contrario.
questo video è tutto, se vi è piaciuto o vi è stato utile iscrivetevi, lasciate un mi piace e un commento. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!